Ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi video haul con i vestiti indossati, per questo mi vedete un attimo qua in camera. Vi voglio far vedere le cose indossate. Partirei da un negozio che si chiama Room 20, che potete trovare anche su Facebook e su Instagram. Eccolo qua, qua ci sono i riferimenti. Questa è la busta ed è un negozio che si trova a Prato, sia in centro che in Viale della Repubblica, per chi è appunto della zona. È abbigliamento abbastanza low cost. Io ho preso 4 magliettine e una fascetta per i capelli, ma senza provarle, quindi adesso per la prima volta, perché ancora non me li sono provati, li indosserò insieme a voi e vediamo un po' com'è la resa. Tutte e quattro le maglie sono in taglia unica, quindi speriamo bene. C'era una fila assurda sabato nei camerini perché avevano fatto il 30% su tutto il negozio perché era il quinto anniversario di compleanno, il quinto compleanno del negozio, e quindi avevano fatto il 30% e ne ho approfittato. Infatti, tre maglie costavano a prezzo pieno 15 euro, mentre le ho pagate 10,45 euro l'una, mentre quella da 10 euro l'ho pagata 6,95. Quindi niente, inizio col provarmi le cose. La prima maglietta che vi mostro è questa, è bella comoda, bella ampia come potete vedere e fresca. Questo è un tessuto 100% cotone ed è tra l'altro anche un made in Italy. E niente, mi piace tantissimo come risulta indossata. E la trovo perfetta da abbinare con un pantalone, con un jeans a vita alta, ma anche con uno shorts. E ovviamente è un modello largo, però nessuno vi vieta di inserirla all'interno dei pantaloni oppure anche di abbinarci magari una cinturina in vita per andare a segnare il punto vita. Questa maglietta, a differenza della precedente, ha la manica sbracciata con però un volant qua sulla spalla e il taglio del volant è un pochino più alto, e questo è un modello totalmente diverso, è un modello aderente, però per essere una taglia unica veste abbastanza bene, nel senso che comunque può accontentare insomma varie ragazze con diverse proporzioni. Questa qua era presente sia in questo colore rosa chiaro cipriato che bianca nera e, se non mi sbaglio, anche verde militare. L'avrei preferita leggermente più scollata, però non dà per niente fastidio addosso, e anche questa molto fine, e primavera stiamo aspettando solo te. Anche la lunghezza è giusta perché vedete ho il jeans che mi arriva qua. E anche la lunghezza non mi sembra per niente male. Poi passo a due t-shirt basiche basiche. Questa è la prima, questa anche a prezzo pieno era 14,95, dove c'è questa stampa con tre palloncini di differenti colori con tre scritte in francese. Ovviamente sono capi semplici, però che comunque riesco a sfruttare bene nella mia quotidianità. Anche questa per fortuna mi va bene sia di spalle che di lunghezza che di larghezza, e niente, per ora sono molto contenta della scelta dei miei acquisti. Questa è l'ultima, quella da 10 euro a prezzo pieno, e fra tutte e quattro è quella che mi veste un po' più piccina. Non è che non mi va bene, anzi, cioè come lunghezza ci siamo, mi ci sento comoda, però me la sento un po' più piccoletta, un po' più attillata, ecco, rispetto alle altre, e niente, questa è sfiziosa, carina. Magari questa messa anche proprio semplicemente con un pantalone comodo, oppure con un jeans, così per andare a fare la spesa, portare il bambino fuori, fare i servizi fuori, insomma, andare in palestra, molto molto semplice. Mi rendo conto che non è niente di particolare, però niente, la trovavo carina, e poi per il prezzo che l'ho pagata va più che bene. Dimenticavo, ho preso anche questa fascia per i capelli che è venuta a costare 2,95 euro. Ora vedo se è in simil raso e ora decido un attimo se utilizzarla per insomma solo per il mare oppure anche per outfit un po' più estivi. Non mi piacciono per niente i cerchietti, le passate, passatemi il termine, il gioco di parole, che stanno andando di moda, perché in Toscana si chiamano passate i cerchietti. Mi piacerebbero se fossero un po' più sottili, ma
questi cerchietti così doppi non sono molto di mio gusto, ma ovviamente cioè, insomma, la moda è difficile che vada incontro ai gusti di tutti e ultimamente ci sono tante cose che non mi piacciono, ma comunque, come potete vedere, trovo lo stesso da far shopping. Tra i vari giri che ho fatto sono stata anche da Primark. La busta non è grande, però ho preso alcune cosine sfiziose, carine. E poi lascio per ultimo H&M, dove vi racconto finalmente che su Instagram ve l'ho accennato in un paio di occasioni, che sono dovuta tornare in negozio per rimediare a uno dei miei casini, a uno dei miei guai che sono solita fare, o meglio, vabbè, dopo vi faccio vedere. Ho preso due magliette. La prima è questa con la scritta ricamata, come mi stanno piacendo tanto ultimamente. Scusate l'accettino. E questa è costata 6 euro e l'ho presa nella taglia S, che corrisponde alla 42-44. Primark ultimamente, negli ultimi 6 mesi, ha risistemato un po' la questione taglie, perché alcune S, faccio un esempio, ma vale lo stesso per la M e così via, alcune S tipo vestivano enormi, alcune vestivano striminzite, cioè non, veramente non ci si capiva nulla con le taglie, era tutto un caso, cioè dovevate per forza provare le cose, mentre adesso vedo che sono molto più regolari, anche se io non compro tantissimo abbigliamento da Primark, però questa magliettina per 6 euro mi è piaciuta e torna molto bene. Qua purtroppo si sta parlando di un prodotto che non è cotone, non ce n'è neanche in piccola percentuale, è tutto poliestere e viscosa, quindi le altre magliette erano 100% cotone, mentre questa no, però per 6 euro si poteva fare, me la vedo bene, comoda, carina. Poi, ultima cosa di abbigliamento che ho preso, questa maglietta, sempre in taglia S, ma forse avrei dovuto prendere anche una XS perché veste molto ampia, vedete, è molto più larga, più abbondante, fa quasi da camiciona un altro po'. Gli spacchetti qua laterali mi è piaciuta abbastanza, sono sincera, l'ho presa più per il prezzo che non perché, cioè, fosse la maglia della vita. È carina perché ha anche queste rifiniture qua e la vedo molto bene per andare in spiaggia, magari anche con uno shorts proprio bianco o rosino che riprende appunto i colori delle righe, che sono in giallo, rosa pesca, rosa e verde. Qua invece siamo su un 100% poliestere. Ora un attimo cambio di inquadratura, mi metto un attimo comoda qua per terra, così vi faccio vedere tutte le altre cose che ho preso da Primark. E allora, mi servivano i fantasmini e ho deciso, non c'era moltissima scelta, e ho deciso di prendere questi qua con la fantasia di Mickey Mouse. Questi sono costati 4 euro, quindi sono venuti tipo 1,30 euro al pezzo, e sono quelli che trovo da Primark, i migliori fantasmini. Veramente sono i più buoni a livello di qualità, proprio anche ai primi lavaggi, insomma, stanno benissimo sul piede, mentre alcuni già dopo poco iniziano a scalzare, iniziano a farsi moscio l'elastico e quindi non mantengono, e quindi il piede quando camminate, la scarpa vi si mangia il calzino, capitemi. Mentre questi sono di ottima qualità, io ho quelli con Minnie, quelli con Molang e alcuni della Disney con Titti Silvestro e Bugs Bunny, sempre in un pack da tre, che ho da quando ho aperto Primark praticamente, e li uso tantissimo anche in inverno, perché io anche in scarpe come le Puma col fiocco, le Stan Smith, le Converse basse, metto tutti i calzini del genere anche in inverno, perché odio il calzino che si vede, è una cosa proprio che mi turba. Scusate, ma sono così e per me stessa, poi ognuno fa come vuole. Poi ho preso delle cose per Chiara e che non vi faccio vedere perché le ho già messe da parte per Enza, e alcune cosine per Mattia. Allora, una è una cosa sia per Mattia che per Chiara. Ho preso questo set di bolle da 1,30 euro, 4 confezioni di bolle, e a Chiara poi darò quelli rosa e viola, mentre a Mattia verde acqua e azzurro, così almeno se le spartiscono e i bimbi possono giocare. Poi, sempre per Mattia, ho trovato per 3 euro, ho già tolto il cartellino, ve l'ho fatto vedere, ah no, il cartellino è qua,
Bene, come non detto, comunque per 3,50 euro, non sto leggendo, sì, 3,50 euro ho preso la sabbia masica, che vedete qua buttata in questa maniera perché ci abbiamo già giocato in questo fine settimana, viste le condizioni climatiche pessime, abbiamo dovuto continuare a inventarci giochini da casa, ecco. E all'interno della confezione viene la sabbia magica, c'era anche di altre colorazioni e poi delle formine a forma di torrette, di mura, piramidi, eccetera, eccetera, molto carine. E poi, se non mi sbaglio, per 1,50 euro, sì, ho preso anche un altro sacchettino monodose di sabbia magica, nel caso, perché poi un po' si fa casino, però ragazzi, con i bimbi è così, un po' di casino si fa, poi si aspira tutto, si spazza, però nel frattempo il bimbo si diverte. Mi sono divertita anche io perché è troppo forte la sabbia magica, la dovete provare. Poi passo agli orecchini. Ho preso due paia di orecchini, uno ho pagato 1,50 euro, quindi non mi aspetto che mi durino nemmeno un anno, cioè se mi fanno già l'estate sono contenta. E sono questi cerchi in oro con questa lavorazione tipo serpente. Sono abbastanza grandi, ma li ho immaginati appunto per quest'estate, sempre si arriva. Pagati 1,50 euro e niente, l'effetto sull'orecchio è questo, mentre ho pagato 3 euro un paio di orecchini che forse sì, sicuramente mi avete già visto in stories sabato sera perché li ho messi la sera del mio anniversario di matrimonio. Anche questi, ovviamente, a bigiotteria, tutto quello che volete, anche perché insomma non poteva essere oro massiccio, ma nella loro economicità, nella loro semplicità mi sono piaciuti tanto per come erano fatti. Cioè, sono fatti veramente bene. Spero che reggano, spero che il gancino mantenga bene, che sia abbastanza solido. Ovviamente anche qua il prezzo è insomma, contenuto, quindi ci può stare. Io se devo comprare bigiotteria, pagarla troppi soldi mi scoccia. E questi appunto me li avevate visti su Instagram e sono veramente belli, danno tanta luce al viso e svoltano veramente un outfit semplice, però senza essere troppo. Ultimi due prodotti di beauty, in realtà ne ho presi altri due, una maschera purificante, detossinante, quella che fa le bolle e l'ho usata Nello sabato, e poi ho ripreso gli strappetti per il naso, sempre per Nello, perché lui di solito li fa, e gli strappetti, considerate, ci sono 5 strip e costano 1,50 euro. Io ho preso un paio di salviette struccanti a caso, ma le compro a mo' di salvietta per togliermi gli swatch dalle mani, per pulirmi le mani mentre mi trucco, e infatti adesso mi vedete solo un pacchettino perché l'altro l'ho già in uso da appena comprato perché le avevo finite. Sono convenienti perché 1,50 euro, due pacchi di salviette da 25 l'una. Non le uso mai, 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 mai per struccarmi il viso. E poi c'era tutta una linea al cocomero, all'anguria. Di cui però per adesso ho preso solo questa maschera. C'erano le spugne, c'erano tante maschere, c'erano i patch occhi, c'era la maschera in crema. Io ho deciso di prendere la maschera in tessuto. È troppo bellina anche la confezione, che ha due step. Allora, prima di tutto è una maschera coreana pagata 2,50 euro, quindi nemmeno pochissimo. Perché comunque considerate che quelle della Papare Saip o di Ulika Ulika costano meno di 2,50 euro. E è formata da due step. Il primo step è quello che prevede l'applicazione del siero, massaggiando delicatamente, sto leggendo, per nutrire la pelle. Mentre nel secondo step, c'è semplicemente da applicare la maschera. Ecco, e questa è una maschera idratante e nutriente, quindi non vedo l'ora di provarla. E la voglio. Ah, bellino! Mi sa che il siero è qua, è nella punta dell'anguria. Vedete, è cicciotto? Carino, e qua c'è la maschera. Bellino. E quindi vi dicevo, se immagino, pe penso che sia una limited, e quindi se mi piace andrò a, insomma, a vedere di
prendermene altri. Allora ragazze, ora mi sto per mettere questi pantaloncini che ho preso online, figuratevi che a prezzo pieno venivano 10 euro, erano già scontati a 5 con lo sconto che avevo, li ho pagati tipo 3,50 euro e sono stati l'acquisto più riuscito. Li ho lavati, però ancora non li avevo stirati, mi dispiace farveli vedere in questo stato pietoso. C'erano anche in altre fantasie, hanno le tasche, vabbè, ora li indosso. Allora, considerate che io ci ho messo questa maglia a caso di queste qua che vi ho fatto vedere prima, perché avevo una canottiera nera in uso, però se no non si vedeva una mazza, tutto nero. E comunque sono questi pantaloni belli freschi per l'estate, che hanno l'elastico in vita, lo potete portare più a vita alta oppure a vita anche un po' più bassa, a seconda di come vi torna comodo. E ora li ho abbinati così, insomma, vi dicevo per farvi vedere un po' come tornano. E direi che posso rimanere con gli shorts, così sto bella fresca e continuo a farvi vedere che cosa ho preso da H&M. Online per Mattia avevo preso due t-shirt in taglia 3-4 anni, sì, 104. Questa qua col sfondo bianco col nero, forse ve l'avevo fatta vedere in un vlog, non mi ricordo, o su Instagram, però visto che insomma, sono qua vi faccio vedere. Poi ho preso questa, perché mi chiedete degli acquisti per Mattia. Ho preso questo calzoncino senza retina, senza niente, però in taglia 98, 2-3 anni, perché mi sembrava abbastanza grandino. E per andare sulla spiaggia con una magliettina semplice, bianca, molto molto carino. Poi quando sono andata in negozio c'era il 30% per i member, insomma H&M member, questo qua. Alcuni capi erano con il cartellino del 30% e quindi invece di 10 euro ho preso questa camicetta in taglia 104 con le righine bianche e azzurre che adoro, e con il cavallino qua, che cos'è, che penso forse gli metterò per il compleanno, non lo so, vediamo. E questa invece di 10, quindi l'ho pagata 7. Poi sempre col 30% io ho preso questa polo che costava in origine 8 euro, ma io l'ho pagata 5,59 in base blu con le stelline. Questa come taglia andava diversa, nel senso che vanno a 2 a 2, e ce n'è a me strana con le taglie sia per gli adulti che per i bambini. Comunque vedete qua ci sono i centimetri, da 98 a 104, da 2 a 4 anni. Poi questa invece a prezzo pieno però costava 8 euro e purtroppo la 104 non c'era, c'era solo la taglia 98, però gliel'ho presa perché mi sembrava grande tanto quanto quella da 104, le ho misurate vicino e mi sembrava bella ampia per essere una 98, veramente grande, e questa è sfiziosissima per quest'estate. Poi è una camicia sì, ma con un tessuto proprio morbido, 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 palme, barchette, non lo so, super super carina. E per Mattia ho terminato, se non mi sbaglio. Poi per me in negozio sempre ho preso per 6 euro, è costato un po' caro, ho preso questo laccio con un pizzo, diciamo, sangallo in questa maniera, così quando vi fate la coda vi risulta poi, proviamo qua, dovrebbe risultare il fiocco, vabbè, ho fatto un casino, comunque tipo così, però anche la coda alta, soprattutto la coda alta. No, vabbè, ragazzi, ho fatto un macello. E ora come faccio a dimostrarlo? Ho preso un pigiama, quindi a 16 euro, un pezzo di sotto del pigiama, che io avevo letto tra l'altro 5 euro. Ed era un B-pack, solo che lei non manco se ne era accorta che c'è scritto B-pack. Guardate, manco io, manco la cassiera, manco un cavolo di nessuno. Solo che non ho l'altro shorts. Come faccio a dimostrarlo adesso? Comunque, ho preso questo. Vedo se mi danno il pezzo mancante, perché non è giusto aver pagato 15 euro un pezzo di sotto di un pigiama. Colpa mia e colpa anche del negozio. Me ne sono accorta adesso, mi sta venendo un po' di... Ci sto rimanendo male. Vabbè, da H&M ho fatto casini. Questa è una sezione bella e veritiera. Vabbè.
li metto via e vediamo di risolvere anche questa cosa. Poi mi sono un po' intristita, scusate, ora mi riprendo, e vediamo di risolvere anche questa cosa, sperando che siano gentili, perché cioè, vorrei semplicemente, allora, non l'avrei presi due shorts a 15 euro, non li avrei presi due shorts da pigiama a 15 euro, anche perché ne ho in abbondanza. Mi sono imbrogliata con l'altro celestino che costava 5, e poi purtroppo le cose sono sempre messe male, e questo è il risultato che poi il cliente sbaglia, perché se è un due pezzi, cioè, vabbè. Comunque, spero solo che mi diano il mio short mancante, se anche l'ho pagato 15 euro due shorts non fa niente, però basta che mi diano anche l'altro, che non mi ricordo, non so neanche di che colore possa essere. Comunque, online ho ripreso delle tovagliette, le ho prese tanto tempo fa in rosa, penso sia passato un annetto, e le ho voluto prendere anche di questo colore che loro indicano come turchese, ma è un turchese spento, slavato, con, insomma, molto bello, molto fine ed elegante. Ciascun pack è da 2 e costa 5 euro la coppia, quindi 10 euro tutte e due. E poi guardate il genio che sono io, ho preso un pezzo di sotto e un pezzo di sopra come costume, ho fatto l'ordine dall'app, guardate come ci stanno bene questi pezzi, pezzo di sopra e pezzo di sotto, questo è il pezzo di sopra e questo è il pezzo di sotto. Uguali proprio, identici, vero? Identici spiccicati. Allora, del pezzo di sopra avevo preso una taglia 40 che corrisponde alla 44 ed è una fascia che ovviamente ha anche il suo laccino con le coppe dentro preformate e viene così, molto carina, e poi si allaccia semplicemente dietro. Per fortuna posso rimediare a questa cosa, perché in negozio ho avuto fortuna di trovare il pezzo di sopra, che era difficile questo pezzo di sopra da capire che taglia mi servisse, perché va, io ho preso un'Italia, una terza con coppa D, mi sono provata anche quarta, coppa C, insomma ho fatto altre prove, mi tornavano da cani, mentre questa è perfetta. Vi faccio vedere il cartellino, comunque lo trovate molto facilmente sul sito, e questo qua invece viene proprio bene, cioè mi sta proprio perfetto sia di petto che di coppa ed è veramente carino, e a differenza dell'altro che ha un tessuto tipo licra, viscosetto, questo invece è un tessuto più increspato, come potete vedere, cioè il dettaglio qua del volant sul seno, e poi dietro ha il gancino, però non so perché alcune altre taglie avevano il fiocchetto, e il pezzo di sotto avevo preso invece una taglia 38 che comunque ha i laccini tranquillamente, ed è uno slip però con questa cuscitura centrale che non vi fa sembrare una spiattellata, cioè che siete tutte spiattellate dietro, ma insomma rende un po' più giustizia, ecco, e poi ecco, è regolabile, c'ha i laccini, ve lo sistemate come più vi piace, e niente, quindi ora, visto che ci sono 30 giorni di tempo, devo decidere se prendere il pezzo di sotto di questo. È vero che sono simili, ma sono due azzurri totalmente diversi, cioè non c'è proprio, cioè uno è un azzurrino e uno, cioè no, sono diversi, però avendo difficoltà io a trovare i costumi che mi tornano bene, che mi piacciono, perché poi ora vanno tutti quelli a vita alta e non mi piacciono, e se no vanno quelli con tutto il culo di fuori e non mi piacciono, e vanno quelli e quelli mi piacciono ma non mi stanno bene, e quindi quando trovo qualcosa che mi sta bene, vabbè, anche se sono simili non fa nulla, e quindi boh, penso di tenerlo. Che dite? Fatemi sapere. E niente ragazze, ero partita tutta happy e finisco un po', vabbè, spero di avervi tenuto compagnia, e poi vi aggiornerò, vi farò sapere come si comporteranno su H&M, seguitemi su Instagram perché sicuramente vi aggiornerò, o in un post o nelle Instagram stories. Vi mando un bacione e fatemi sapere se questo video vi è piaciuto e se avete comprato anche voi qualcosina in questo periodo.